Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento con Filosofarti, che ormai è arrivato alla sua seconda settimana, quindi siamo oltre la metà del festival e siamo pronti per ospitare una voce che è un po', diciamo, trasversale rispetto alle altre dei filosofi che abbiamo incontrato finora, una voce che parla alla filosofia con il bagaglio della scienza e della matematica, della logica. Come avrete intuito dal titolo di questo video, il nostro ospite di oggi è Pier Giorgio Di Freddi, che è già amico di Filosofarti, è stato presente in diverse edizioni, la prima forse nel 2019, e che, come saprete tutti, dalla formazione di logico-matematico ha poi sviluppato un'attività di saggista che ha saputo far interagire i temi della scienza con non solo la filosofia e la politica, ma anche la religione. Importanti sono i suoi saggi dove si rapporta con i papi, il Papa che rappresenta Papa Ratzinger, ma anche con Papa Francesco in certi dialoghi, insomma, la scienza che vuole mettersi in gioco, la scienza che vuole portare al pubblico quali sono le tematiche cruciali dell'oggi, del passato e anche del futuro. Infatti, l'edizione di quest'anno di Filosofarti, che è Eredità, Fare, Futuro, ha trovato nel professor Di Freddi. Cioè il titolo che lui ha deciso di dare alla sua lezione è Siamo solo la nostra eredità genetica, ovvero già porre una domanda che mette in questione quelle che sono anche le sentenze, diciamo, certe della scienza, come viene diffusa al popolo, come ce la si dice. Insomma, la scienza vuole mettere in questione se stessa, dal preludio del titolo di questa lezione. Ma ora vorrei lasciare la parola direttamente a lui e vedremo che cosa questa sua lezione avrà da dirci. Prego, professore. Bene, grazie, buonasera e anzitutto grazie del rinnovato invito. Vengo sempre volentieri da voi, anche perché effettivamente mi interessa molto il dialogo con coloro che appartengono a tradizioni e a culture, se vogliamo chiamarle così, diverse, o diciamo sottospecie di culture diverse, perché poi la cultura è una sola, noi tutti apparteniamo appunto alla stessa. Ora, il titolo che ho posto per questa conversazione, Siamo solo la nostra eredità o ereditarietà genetica, con un punto interrogativo, si può intendere effettivamente in vari modi. Potrebbe essere una domanda retorica, a cui rispondere certo che sì, che cosa altro pensate che ci sia, no? Oppure potrebbe essere invece appunto una domanda di dubbio, cioè di dire ma non è che se ci concentriamo soltanto sulla genetica, diciamo così, sui fatti scientifici da un certo punto di vista, dimentichiamo poi una parte che poi può essere più o meno sostanziale, no? Di ciò che va oltre appunto soltanto questo modo di guardare le cose. Quindi io cercherò di prendere una posizione diciamo forse neutrale o compromissoria, se così vogliamo dire. Anzi, posso benissimo anticipare anche la risposta subito, tanto che si capisca dove voglio andare a parare e che non faccio un discorso, diciamo così, retorico da una parte, invece, come faceva Galileo, tra l'altro, se posso fare una piccola parentesi, perché quando Galileo scrisse nel 1632 il suo capolavoro, perlomeno quello divulgativo, che si chiamava Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, gli era stato proibito anni prima dal cardinal Bellarmino, sotto pena di incorrere nelle censure, che all'epoca non erano soltanto censure verbali, bensì si accendevano i fiammiferi sotto i roghi, no? Gli era stato imposto di non parlare di questioni astronomiche e in particolare di non parlare del sistema copernicano. E lui prese, diciamo così, fece un artificio letterario, anche perché Galileo, tra l'altro, in
origine era un critico letterario, quando è nato la scienza ancora non c'era, lui ha contribuito a crearla e quindi agli inizi faceva altre, faceva appunto critico letterario. E ci sono tre personaggi nel dialogo di Galileo, in effetti potremmo questa sera immaginare poi una cosa analoga. I tre personaggi sono anzitutto due che prendono, uno le difese del sistema tolemaico e l'altro le difese del sistema copernicano, cioè i due corni del dilemma, diciamo così. E poi c'è un terzo personaggio che fa un po' da mediatore, diciamo così, e cerca di vedere il buono e il cattivo, diciamo, in entrambe le posizioni. Bisogna dire che Galileo, insomma, era un po' abbastanza prevenuto, nel senso che aveva le sue idee e, per esempio, sì, è vero che c'era un interlocutore che prendeva le difese del sistema tolemaico e aristotelico, però lui lo chiamò Simplicio, che sarebbe come se noi ne chiamassimo uno Pierino, per esempio, no? O Scioccone, no? E poi certo era chiaro dove voleva andare. Invece questa sera potremmo fare proprio così, no? Un dialogo sopra i due massimi sistemi, che sono tutto sommato i due sistemi che fanno riferimento da una parte alla natura e dall'altra parte alla cultura, questa è poi la sostanza. Siamo solo natura, cioè tutto ciò che conta in noi è ciò che le scienze naturali ci dicono, si parla di genetica ovviamente perché oggi si tende un po' anche con una maniera un po' riduzionista a ridurre tutto per l'appunto alla genetica, al patrimonio genetico, però naturalmente non c'è soltanto la genetica, c'è la biologia più in generale, c'è la chimica, la fisica e così via, no? Le scienze naturali, diciamo. Oppure siamo solo cultura, dall'altra parte, e quindi le scienze non interessano alla maniera un po' del motto di Nietzsche, che è amato da molti continentali filosofi anche contemporanei, cioè non ci sono fatti, solo interpretazioni. In fondo la contrapposizione fra i due corni del dilemma è proprio questa. La natura, i fatti scientifici sono gli unici che contano quando si tratta per l'appunto di noi e della nostra personalità, della nostra persona e della nostra ereditarietà, di ciò che riceviamo dagli altri, ciò che poi lasciamo agli altri e noi siamo un po' il punto di spartiacque, diciamo così, della storia che viene prima di noi e quella che viene dopo di noi. Oppure non ci sono fatti, ci sono solo interpretazioni. E questa è l'altra faccia del dilemma. Dunque, anzitutto vorrei dire che nella scienza, in realtà, questo dilemma si è posto, credo, ben prima che nella filosofia, perché ci sono due libri di Darwin, che sono i due libri fondamentali che lui scrisse a questo proposito. Darwin è stato uno scrittore copiosissimo di opere, quasi grafomane, perché scriveva opere spesso in 3, 4, 5 volumi. Per esempio c'è un'opera in 4 volumi sui cirripedi, che sono dei piccoli animaletti, no? Che crescono sulle rocce, no? nei bagnasciuga e così via, no? E uno ci dedica, no? 4 volumi, ma ne ha scritti tantissimi sulle piante, sui fiori, addirittura uno sul fatto che i lombrichi dissodano la terra e sono da questo punto di vista fondamentali per l'agricoltura e più che altro per la vita dei vegetali. Ma le sue due opere fondamentali, quelle che secondo me ogni uomo di cultura in generale, non cultura scientifica, dovrebbe leggere, un po' come il dialogo di Galileo che ho citato prima, no? Sono quei grandi capolavori che sono paragonabili nella scienza ai grandi romanzi, come Guerra e Pace, oppure alle grandi opere filosofiche come La critica della ragion pura, no? E così via. E queste due opere di Darwin hanno tutte e due, perlomeno nel titolo italiano, perché in inglese c'era una sottile variazione nei termini, ma i due titoli sono tradotti, il primo L'origine delle specie e il secondo L'origine dell'uomo. E in inglese erano The Origin of Species, appunto, no? Quindi tradotto letteralmente, nell'altro caso era The Descent of Man, che era appunto l'ascendenza o l'ereditarietà dell'uomo, no? Due libri che sono sono stati scritti e stampati a distanza di 12 anni, perché il primo, L'origine delle specie, che è appunto quello che è considerato lo spartiacque fra la biologia come era prima e la biologia come è diventata dopo,
L'origine delle specie è del 1859, Darwin aveva 50 anni e quello fu il suo grande capolavoro, in cui non parla assolutamente dell'uomo. Questo è interessante perché uno potrebbe pensare, tra tutte le cose di cui si parla, le specie della vita, lui parla delle piante, parla soprattutto degli animali, di molti tipi di animali, ne cita moltissimi, e sull'uomo fa solo una frase alla fine, in cui dice: credo che le idee che sono state portate avanti in questo libro potranno far luce anche sull'origine dell'uomo, no? E nient'altro, perché sapeva benissimo cosa sarebbe successo se ne avesse parlato, e quello che poi successe, appunto successe anche se lui non ne parlò, perché subito l'anno dopo, nel 1860, subito si scatenarono le polemiche, si era capito benissimo dove lui andava a parare, cioè c'era questo grande albero della vita praticamente, in cui le specie si originano una dall'altra per evoluzione, che oggi appunto il termine che noi usiamo, l'evoluzionismo, no? E per selezione naturale, quello che lui tratta appunto in questo suo primo libro. La selezione naturale, in realtà, lui la tratta dopo aver fatto un'introduzione in cui parla, lunghi capitoli anche, perché appunto, come ho detto, era uno che amava parlare ed era bello starlo anche a sentire. Lui dice, ma in fondo guardiamoci intorno, vediamo come le specie si evolvono sia nelle piante che negli animali, quando vengono coltivate le piante oppure allevati gli animali, cioè andare a vedere che cosa fanno i coltivatori e gli allevatori. Quello lui lo chiama la selezione artificiale, perché è qualcosa fatto dall'uomo, per l'appunto un artificio, in cui si cerca di selezionare dei caratteri che sono interessanti sia di quelle piante che di quegli animali, e continuando a selezionarli, per l'appunto si creano delle specie, sia vegetali che animali, che hanno le caratteristiche che noi vogliamo, no? E naturalmente la domanda che abbiamo posto agli inizi, in quel caso, certo, per gli animali e per i vegetali, quello che ci interessa è effettivamente la loro discendenza o il loro patrimonio genetico. Darwin non parlava in questi termini, ovviamente, non si sapeva nemmeno che ci fossero i geni, lui aveva capito semplicemente che c'era un meccanismo, una specie di scatola nera che funzionava senza che lui sapesse che cosa c'era dentro e come funzionasse, no? Ora, una volta che si è osservata, che lui osservò, e questo naturalmente sia gli allevatori che i coltivatori non avevano bisogno di osservarlo, lo facevano direttamente, che esiste una selezione artificiale delle specie in cattività, possiamo dire così, lui si pose la domanda, dice, ma no, non sarà che la natura stessa usa lo stesso meccanismo di selezione, solo che lo fa in maniera naturale, non artificiale, e quindi introdusse il concetto di selezione naturale. Questa è un'idea all'epoca naturalmente rivoluzionaria e anche eretica, non ci credeva nessuno, e lui stesso aspettò 20 anni a pubblicare quel libro, lo pubblicò nel 59, ma in realtà il suo famoso viaggio sul Beagle attorno al mondo di 5 anni, quelli erano altri tempi, uno partiva e tornava 5 anni dopo a casa, no? Dopo aver visto tutto il mondo, eccetera, no? Lui lo fece agli inizi degli anni 30. E per 20 anni continuò ad accumulare prove su prove, a fare esperimenti con gli animali e con le piante a casa sua, nel suo giardino, in quello che oggi chiameremmo il laboratorio, perché voleva essere assolutamente sicuro di non proporre una teoria che poi fosse sbagliata. Quasi quasi rischiò di perdere poi diciamo così, la primogenitura di questa teoria, perché nel 1858, quindi l'anno prima della pubblicazione di questo libro, ricevette una lettera dalla Malesia di un signore che si chiamava Wallace, il quale gli disse: ah, caro signor Darwin, ovviamente all'epoca si conoscevano fra loro, si mandavano delle lettere, no? Disse: mi è venuta in mente questa idea che forse le specie potrebbero nascere in questo modo. E c'era in poche pagine, mentre Darwin aveva accumulato migliaia di pagine in questi 20 anni di studi, c'era appunto una specie di riassunto della teoria dell'evoluzione, della selezione naturale. Darwin a momenti svenì,
o svenne, fece vedere questa lettera ai suoi amici, in particolare Thomas Huxley, che era quello che poi venne chiamato il mastino di Darwin, questo biologo, che tra l'altro era anche un uomo, diciamo, molto corpulento, così, no? Che poi andò a fare tutti i dibattiti pubblici per salvaguardare appunto le idee di Darwin. Darwin se ne stava a casa e pensava e non amava, oggi diremmo, andare a fare dibattiti in televisione o cose di questo genere. E però, poiché i suoi amici sapevano che da tempo lui stava lavorando a queste cose, dissero anche a Wallace che in realtà Darwin le aveva anticipate largamente, no, queste cose. Quindi i due pubblicarono insieme, Darwin in fretta e furia scrisse anche lui, no, il resoconto dei suoi lavori, e alla fine si decise poi a pubblicare questo libro, no? Quindi nel 1859 lui propone quest'idea che è quello che conta nella storia della vita, no? Senza parlare dell'uomo, e per l'appunto quello che oggi noi chiameremo la selezione naturale, cioè la genetica. L'ereditarietà genetica è in tutti e due i sensi, ciò che riceviamo e ciò che poi trasmettiamo, è tutto ciò che conta, perché tutto il resto dipende appunto dai geni. Come ho detto, sottolineo questo fatto per non essere storicamente scorretto, lui non usava questi termini, no? Però insomma, oggi riformulate le sue teorie sono queste. La genetica è tutto. Oggi poi, tra l'altro, noi siamo perfettamente allertati a questa posizione, perché sappiamo benissimo che ormai si fanno i test del DNA, addirittura nella forensica, per dire, no? Per stabilire chi è stato l'assassino di qualche omicidio e così via, no? Si fanno test di questo genere, sappiamo benissimo che il DNA ha una funzione centrale per identificarci, addirittura c'è appunto la fingerprint, come si dice, l'impronta genetica che si può prendere. Ma proprio perché aveva lasciato in sospeso alla fine di questo suo libro il problema dell'uomo, e perché non voleva toccarlo e temeva appunto che avrebbe semplicemente aggiunto altri argomenti come bersaglio di coloro che avessero attaccato la sua teoria. Quello che successe invece fu per Darwin una sorpresa, perché in realtà si scoprì che la teoria della selezione naturale era un po' come l'uovo di Colombo, cioè appunto Wallace a un certo punto c'era arrivato per conto suo, e sono quelle cose, e infatti Huxley disse esattamente questo quando vide il libro di Darwin, dice: maledizione, come ho fatto a non pensarci io, cioè che non è la stessa cosa che se uno avesse visto, che ne so, qualche teorema di Newton, quella non è la reazione che uno ha, perché vedi i teoremi di Newton e dici: come avrà fatto ad arrivarci? Mentre invece l'idea della selezione naturale era una cosa che era naturale anche dal punto di vista, diciamo così, di storia della cultura. Quindi lui capì che in fondo la selezione stava per essere accettata, e venne accettata senza grosse discussioni poi, se non di natura ideologica, che tra l'altro si protraggono anche oggi, perché in fondo la domanda che noi facciamo questa sera è un po' quella, no? È anche rispecchiare il fatto che nella società stessa c'è un po' una doppia visione di ciò che l'uomo è, no? E ciò che il suo DNA l'ha fatto, o invece ciò che la cultura l'ha fatto. Ebbene, dicevo, dopo qualche anno, nel 1871, quindi 12 anni dopo, in realtà Darwin scrisse un altro libro che parlava esplicitamente e in dettaglio dell'uomo. E qui, oltre a dire la cosa ovvia dell'evoluzionismo, del darwinismo, cioè che l'uomo è un animale come tutti gli altri, o meglio, è un animale diverso da tutti gli altri, ma tutti gli animali sono diversi da tutti gli altri, da questo punto di vista, no, non c'è diversità, se possiamo fare un bisticcio di parole, no? Cioè siamo animali e dunque siamo soggetti alle leggi a cui sono soggetti gli animali, in particolare alla selezione naturale. Però Darwin aveva capito che in realtà, oltre ad esserci anche la selezione artificiale, che però appunto quella era artificiale e forse aveva meno interesse dal punto di vista ideologico, culturale, c'erano altri tipi di selezione che in particolare nell'uomo potevano avere un ruolo fondamentale. Uno è la selezione sessuale,
Che non significa che gli individui si riproducono attraverso il sesso, questo è vero per tutte le specie sessuate, ma è evidente, no? La selezione sessuale, a cui è dedicata una buona parte del libro sull'origine dell'uomo, due terzi di quel libro, che è un libro abbastanza spesso, sono dedicati alla selezione sessuale non soltanto nella specie dell'uomo, bensì in generale negli animali. Cioè al fatto che oltre ad esserci la selezione naturale, che significa semplicemente la sopravvivenza del più adatto, cioè l'idea in sintesi del pensiero darwinista nel primo libro era questa, che quando uno trasmette la propria ereditarietà genetica ai suoi discendenti, questa trasmissione copia praticamente, per dirla appunto sempre in linguaggio un po' più aggiornato, copia semplicemente le informazioni che descrivono quello che è un individuo. Però anzitutto, prima di tutto, le mescola, perché mescola le informazioni del padre e della madre, no? Cioè si uniscono quando la specie è sessuata, no? Si uniscono le due informazioni, ma soprattutto c'è un meccanismo che è abbastanza naturale, che succede anche a noi quando per esempio lavoriamo, cioè che quando si copia spesso si fanno degli errori, no? E quindi qualcosa viene copiato malamente. A volte gli errori non sono significativi, per esempio magari riceviamo una lettera in cui ci sono degli errori di stampa e siamo in grado facilmente di correggerli. Altre volte però se uno ti dice la tua eredità, hai ricevuto un'eredità e questa eredità è la seguente cifra e si sbaglia la cifra, per esempio la prima, invece di essere, non so, 100.000 euro sono 200 o 500 eccetera, no? E beh, allora lì un piccolo errore può provocare effettivamente un grande cambiamento. Allora l'idea di Darwin è: quando ci sono degli errori di trascrizione, l'individuo è simile ai propri genitori, no? Ma non è uguale, ovviamente, in parte perché non può essere uguale a tutte e due, no? Quindi una mistura, diciamo così, dei caratteri dei genitori, ma poi soprattutto i caratteri anche che vengono trasmessi dal padre o dalla madre non sono esattamente gli stessi. E a volte infatti ci sono delle piccole variazioni. Uno riconosce, visto che voi siete filosofi, quello che Wittgenstein chiamerebbe le somiglianze di famiglia. Uno dice, ah ma certo, questo appartiene a quella famiglia, no? Oppure è figlio di quelli lì, no? Ma perché? Perché ci assomiglia, ma non è esattamente uguale, no? E allora, quest'idea, no, che è, poiché i figli, i discendenti non sono esattamente uguali ai genitori, hanno delle caratteristiche diverse, a volte queste caratteristiche sono degli handicap nella lotta per la vita, diciamo, impediscono magari di sopravvivere bene. Altre volte invece sono dei vantaggi, no? Quindi ci possono essere vantaggi o svantaggi. E il succo della teoria di Darwin è semplicemente che la selezione fa sì che sopravviva il più adatto. Ora attenzione, perché non bisogna confondere, soprattutto quando si parla con i filosofi, i quali sanno benissimo che c'è una distinzione, il più adatto non significa il migliore, come invece spesso si tende a dire. Uno pensa che chi sopravvive è il migliore. Ma migliore ovviamente è un giudizio di merito, no? Che non ha nulla a che fare con la natura, siamo noi che diamo questi giudizi, no? Questo è buono, questo è cattivo, questo è meglio e questo è peggio, no? Non si tratta di migliore, no? Semplicemente, però è qualcuno che era più adatto perché le caratteristiche che ha ereditato dai suoi antenati, mutate appunto grazie a questi errori o questi cambiamenti, no? L'hanno reso più adatto alla sua sopravvivenza. Notate che il fatto che appunto più adatto non significhi migliore è anche poi dimostrato dal fatto che più adatto è relativo alla condizione in cui uno si trova. Per esempio, in un certo clima uno può essere più adatto se ha, per esempio, quando il clima è caldo, no, la pelle di un certo colore, no? Ma se poi cambia il clima oppure lui cambia la situazione geografica, magari quello che era un vantaggio in una certa situazione geografica, storica, climatica e così via, può diventare allo stesso tempo uno svantaggio, lo stesso carattere. E quindi non può essere migliore, no? Se poi quando cambiano le situazioni può diventare un handicap oppure un vantaggio, no? E allora l'idea è appunto, no, c'è dietro questa selezione naturale, c'è questo meccanismo, no? Sopravvive il più adatto. Però Darwin notò che spesso ci sono delle caratteristiche che non rendono l'individuo che le possiede più adatto a sopravvivere. L'esempio tipico, che poi è diventato archetipico addirittura, no? È quello della coda del pavone.
Per quale motivo il pavone c'ha dietro una coda di questo genere che altro che renderlo adatto alla lotta per la vita? Nel momento in cui ci siano dei predatori, uno che abbia una coda di quel genere difficilmente riesce a scappare, se passa attraverso una siepe o dei rovi viene trattenuto, si deve trasportare dietro questa specie di armatura. Per quale motivo si deve portare, cioè, si è sviluppata questa tendenza? Perché è sopravvissuto uno che aveva un handicap apparente, no? E Darwin dice sì, è vero, è un handicap apparente per la bruta sopravvivenza, però è un vantaggio dal punto di vista della sessualità, perché alle pavone, no? Alle pavonesse, piace di più il pavone che ha una lunga coda e che fa appunto, no, queste esibizioni e così via, no? E molto di quello che poi ha a che fare con diciamo, i segnali sessuali che nella nostra società, per esempio, continuano ad essere usati esattamente come delle società naturali, tra gli animali oppure tra le popolazioni meno progredite, no? Perché noi, senza saperlo, noi usiamo semplicemente queste cose, i trucchi, per esempio, che si fanno, i vestiti, il bodybuilding, no? Le pettinature e così via, no? Sono tutti segnali sessuali ridotti, diciamo così, all'osso, no? Che spesso, certo, non ci rendono più adatti, per esempio, se dobbiamo correre a prendere un autobus, no? O fare sport, no? Ma ci rendono più attraenti, o noi pensiamo che lo facciano, no? Nei confronti della selezione sessuale. Questo è un terzo tipo di selezione, oltre a quella artificiale e a quella naturale, no? La selezione sessuale. Ma, ed è questo che ci interessa più di tutti questa sera, appunto nella contrapposizione che era implicita nel titolo di questa chiacchierata, Darwin disse, negli uomini e in certi tipi di animali, per esempio certi animali sociali, per animali sociali si intendono spesso coloro che quegli animali che sono organizzati in maniera simile alle società umane, per esempio le formiche, le api, le termiti e così via, no? Che in un certo senso costituiscono quasi delle variazioni sulle società umane. Ebbene, diceva Darwin, c'è anche un altro tipo di selezione che si può chiamare selezione culturale. La chiamava proprio così. E questa selezione culturale, già Darwin capì che in fondo va contro la selezione naturale. Anche la selezione sessuale, ho accennato, potrebbe andare contro quella naturale perché permette di sviluppare dei caratteri che dal punto di vista della pura sopravvivenza non sono necessariamente dei vantaggi, ma lo diventano dal punto di vista invece dell'attrattiva sessuale. Ebbene, nella selezione culturale, che è quella che tutti noi conosciamo, no? Cioè soprattutto nell'uomo che è un essere, è una specie animale che ha la capacità di parlare, di scrivere, di trasmettere dunque le espressioni culturali che produce anche a generazioni primo del presente attraverso le scuole, per esempio, l'addestramento e così via, e dall'altra parte anche ai propri discendenti, attraverso i libri, le registrazioni, oggi poi abbiamo tantissimi mezzi per trasmettere. E Darwin sottolinea questo fatto che la selezione culturale spesso va contro quella naturale, appunto dicevo. Per esempio, noi in certe società abbiamo l'idea, no, morale, ovviamente, no, culturale, che si debbano proteggere i deboli, ad esempio, e Darwin dice, ma non si è mai vista una specie di animali che permette, per esempio, ai suoi esponenti più deboli di procreare o addirittura anche soltanto di sopravvivere. C'è la tendenza, no, a lasciare che ci sia appunto questa sopravvivenza del più adatto e il debole nella natura ovviamente è meno adatto di uno che invece è più forte, no? Mentre invece nelle società umane, dove i bisogni sono diventati spesso secondari o sono stati trasferiti in altri ambiti, ecco che cambiano queste concezioni. E quindi a questo punto noi ci dobbiamo chiedere, la domanda del titolo appunto era questa qui, no? Cioè, noi è vero che da un punto di vista meramente o puramente biologico siamo soltanto la nostra eredità genetica,
Però essendo uomini, facendo parte di una specie in cui la natura è diventata sempre meno importante, anche perché noi viviamo in condizioni che sono sempre meno naturali. Condizioni naturali sono per chiunque abbia, per esempio, anche già solo degli animali domestici, oppure che veda degli animali meno domestici, magari fuori casa e così via, cioè di accorgersi che il bisogno principale è ogni giorno trovare il cibo da mangiare, accoppiarsi e quindi fare le ritualità della sessualità che permettono per l'appunto poi di riprodurre la specie, eccetera. Per noi, per esempio, soprattutto nelle civiltà, diciamo più sviluppate, procurarsi o procacciarsi il cibo è diventata una cosa molto semplice. Basta andare al supermercato, andare al mercato e comprarselo, no? È finita lì. Non c'è un interesse e nemmeno un apporto diretto. Non è che noi ci coltiviamo l'orto per avere i pomodori che mangiamo a casa o ci filiamo addirittura i vestiti come faceva Gandhi, che voleva in realtà invertire questa freccia dell'evoluzione che a lui non piaceva ovviamente, no? E ritornare invece a un passato in cui la gente fila i propri vestiti, se li cuce, se li fa, no? E così via. Ci sono delle sacche anche nelle nostre società che tendono a fare queste cose qui, da una parte poi gli hippies magari o quelli più naturalisti e così via, però la maggior parte della gente non ha più questi bisogni, no? E quindi noi siamo fortemente culturali e debolmente, diciamo così, biologici. Ovvio che dobbiamo mangiare, i bisogni biologici rimangono i bisogni anche della sessualità, eccetera, però non sono più così preminenti come lo erano o come lo sono ancora adesso negli animali o lo erano negli uomini più primitivi, e invece la cultura diventa più fondamentale. E allora a questo punto uno potrebbe dire, beh, allora certo, la nostra eredità genetica c'è, quando vogliamo fare un figlio c'è poco da fare, si possono fare tutti i salti mortali che si vogliono, ma ci vuole l'apporto, no, del contributo maschile, il contributo femminile, perché altrimenti i figli non arrivano, no? Però diciamo, l'aspetto culturale diventa fondamentale. E allora che cosa siamo? Siamo solo una delle cose? Siamo tutte e due le cose messe insieme, queste due cose sono complementari o sono contraddittorie fra di loro. Darwin, come ho accennato, in parte pensava che fossero contraddittorie, che la cultura andasse contro la natura e che questo, tutto sommato, fosse sicuramente innaturale, letteralmente, no? E magari anche non positivo dal punto di vista, dell'evoluzione. E la cosa interessante è che qualche anno fa, l'ha fatto qualche decennio fa ormai, credo, negli anni 80, forse 90 dello scorso secolo, un famoso biologo che è noto anche molto come divulgatore scientifico, che si chiama Richard Dawkins, ha sviluppato un'intera teoria che si chiama la teoria dei memi. E la teoria dei memi, la parola è stata creata appunto per avere un'assonanza con quella dei geni, no? In inglese è un po' più assonante, no? Genes e memes, no? In che senso? Nel senso che abbiamo detto appunto la genetica ci dice che i geni sono quello che veramente importa, i geni sono quello che noi trasmettiamo, no? E c'è questa competizione fra geni nella selezione naturale. I memi sono l'analogo dei geni nella cultura. In che senso? Sono quelle idee, per esempio, quei modi di fare, quei motivetti musicali, quelle frasi, quegli slogan, quei vestiti, che per motivi che noi spesso non comprendiamo, riescono più adatti alla sopravvivenza, in questo caso non nella natura, ma nella cultura, no? Di altri. Di nuovo, e qui possiamo ricordarci di quello che abbiamo detto a proposito dei geni, non è che chi sopravvive nel mondo della natura sia il migliore, è semplicemente il più adatto al mondo della natura. Lo stesso, dice Dawkins, succede per i memi culturali. Per esempio, i programmi televisivi, i modi di vestire, i tipi di musica che si sentono, eccetera. Quelli che hanno sopravvivenza, come la si misura la sopravvivenza in quel caso? Per esempio attraverso i mezzi di registrazione del gradimento, l'audit dei programmi televisivi, le classifiche, per esempio,
della musica o dei libri venduti o letti, che sono due cose diverse naturalmente, come sanno bene coloro che i libri li scrivono, no? Ecco, dicevo, questi che sopravvivono, questi meme che sopravvivono nel mercato culturale, sono i più adatti alla sopravvivenza, ma niente ci fa pensare che debbano essere i migliori. E che in un certo senso spiega anche come mai spesso noi abbiamo delle perplessità quando vediamo qualche, per esempio, qualche cantante, qualche attore o qualche trasmissione, qualche libro, qualche film, eccetera, che ha un enorme successo. E uno poi si chiede, ma è possibile che una cosa di questo genere abbia successo? E se lo chiede però ovviamente dal punto di vista appunto del migliore, dice, ma ci sono tanti libri migliori, tanti film migliori, eccetera, perché quelli hanno successo? E questo è un errore, diciamo così, un errore categoriale, direste voi filosofi, no? Perché uno si dovrebbe chiedere, se questi hanno così successo, come mai sono più adatti al mercato, diciamo così, alla diffusione di questi meme? E allora capiamo, cominciamo a comprendere per l'appunto che forse dovremmo usare degli altri standard per giudicare ciò che, posso usare questa brutta parola, perlomeno per me, no, questo è un giudizio di valore, ovviamente, no, brutto, no? Prodotti culturali, non mi piace molto parlare di prodotti perché la cosa sembra un po' assimilare la cultura al mercato, però forse se noi usassimo queste categorie e guardassimo il mondo della cultura come un'estensione del mercato, forse andremo più vicini a capire come mai certi prodotti hanno più successo di altri, no? E altri invece ne hanno molto meno. Quindi allora a questo punto dobbiamo decidere appunto se la cultura ha preso sopravvento rispetto alla natura nell'uomo oppure no. Ora, io vorrei fare due o tre esempi semplicemente di come queste cose si applicano alle cose pratiche, diciamo così, no? E poi magari ne discutiamo con voi se volete o se avete delle domande. Le cose più ovvie in cui si possono chiedere, si possono fare domande su quale delle due, dei due corni del dilemma abbia la preminenza o la preponderanza, le più ovvie sono quelle che hanno per esempio a che fare direttamente con la genetica. Uno penserebbe per esempio alle questioni di sesso, no? È ovvio che il sesso, quando uno dice cosa siamo dal punto di vista sessuale, lì la domanda dal punto di vista della genetica è molto semplice. Cioè nel caso per esempio della specie umana, no? Sappiamo che il sesso è determinato dai cosiddetti cromosomi sessuali. Faccio la specifica della specie umana perché anzitutto non tutti gli esseri, non tutte le specie si riproducono sessualmente, e quindi ovvio che non ha senso parlare di sesso nelle specie in cui il sesso non esiste, no? E poi non tutte hanno lo stesso meccanismo di propagazione o di riproduzione sessuale. Però nel caso nostro, no, noi sappiamo che ci sono due cromosomi sessuali, X e Y, no? Tutti ne abbiamo due, no? Però se ne possono avere due uguali, XX, oppure se ne possono avere due di tipo diverso, no? X e Y, no? E il maschio, diciamo così, la mascolinità nel caso della specie umana è determinata direttamente da quello. Se c'è il cromosoma Y e si tratta di un individuo maschile, e se invece ci sono due cromosomi uguali, questo nella norma naturalmente, che poi ci possono essere delle disfunzioni sessuali, a volte si possono avere più di due cromosomi sessuali, no, non si può per esempio avere soltanto degli Y, eccetera, quindi ci sono varie combinazioni, ma parlo diciamo così, della norma. Negli uccelli succede spesso il contrario, ci sono invece, e in altre specie animali anche, ci sono altri tipi di cromosomi, W e Z, no? E in quel caso la femmina a essere determinata dalla differenza dei due cromosomi sessuali, e invece quando i due cromosomi sono uguali è il maschio in quel caso lì, a differenza, no, esattamente al contrario di quello che succede con l'uomo. Ora, quindi uno penserebbe, la cosa è finita, no? Cioè, che problema c'è nel determinare se un individuo è maschio o femmina? Si fa un'analisi genetica, si guarda se ha o non ha
il cromosoma maschile, no? E se non ce l'ha è femmina e se ce l'ha è maschio, no? La cosa è finita lì. Uno però può dire, anche rimanendo ancora per un momento, no, all'interno dell'ambiente scientifico e però ampliando un pochettino l'ereditarietà genetica, uno può dire sì, però attenzione perché non c'è mica soltanto la genetica, no? Uno ad esempio può dire, potrei guardare per esempio il livello degli ormoni, no? Ci sono ormoni maschili, ormoni femminili, no? E quello è un livello che più che genetico è chimico, no? O biochimico in un certo senso. E quello è il livello, ad esempio, su cui ci si basa quando si fanno i test di sessualità per le gare sportive. Ad esempio, sapete che alle Olimpiadi, no, ci sono state queste polemiche, no, sul fatto che ci sono degli atleti che dichiarano appunto, no, di essere donne, no? Che però a prima vista perlomeno, no, sembrerebbero uomini, oppure in precedenza, no, si qualificavano o erano qualificati come uomini. E appunto questi test non vanno mai a vedere il cromosoma, no, sessuale, bensì si fermano a livello degli ormoni. Si può vedere per esempio a un livello ancora un po' più lontano, diciamo così, dalla genetica, vedere per esempio la capacità muscolare, no? Oppure più semplicemente, questo era il modo in cui si identificava una volta il sesso, si può guardare agli organi sessuali, alla nascita, no? Si guarda così a occhio, no? In questo caso, quindi senza fare esami, diciamo così, né genetici né biochimici, no? E si determinano appunto se uno è maschio o femmina. Però tutte queste tipiche, notate quindi c'è una stratificazione di concetti di sessualità di cui uno solo è puramente genetico, cioè quello cromosomico, quello ormonale, quello muscolare, quello degli organi sessuali, eccetera, sono pur sempre fisiologici, no? Quindi appartengono in un certo senso alla parte dei fatti, diciamo così, scientifici, ma oggi sappiamo, non c'è bisogno che lo ripeta io, no? E tra l'altro l'abbiamo parlato, credo, anche con voi lo scorso anno, no? Sappiamo che invece c'è un aspetto culturale dall'altra parte, in cui la sessualità viene definita invece attraverso categorie, nel senso proprio filosofico, no? Che sono categorie culturali. Si dice per esempio che la sessualità è semplicemente determinata dalla percezione dell'individuo. Questa è una determinazione di tipo psicologico, no? Cioè io mi sento in un certo modo, no? E quello per me è più importante del fatto che io abbia oppure no il cromosoma maschile, di cui non mi importa nulla, oppure gli ormoni, dei quali mi importa se voglio gareggiare, ma li posso cambiare, per esempio, no? Oppure degli organi sessuali, anche lì li posso cambiare. Un genetista, per esempio, direbbe, ma tu puoi fare quello che vuoi, no? Ma se anche tu hai delle operazioni di cambio di sesso, come appunto vengono chiamate, da un certo punto di vista sono operazioni letteralmente cosmetiche, no? Cioè che cambiano l'apparenza, no? Che però quando poi io vado a fare il test genetico, quello mi rimane tale quale come era prima, no? Quindi questo è uno dei grandi dibattiti della nostra società d'oggi, no? In cui i criteri culturali e le determinazioni culturali, nel caso del sesso, diventano preponderanti o perlomeno diventano equipollenti a quelle che invece una volta erano considerate le uniche sensate di cui si potesse parlare o a cui si potesse fare riferimento. Il passo successivo al sesso è ovviamente quello, anche questo molto naturalmente discusso e delicato da discutere, che è quello delle razze, no? Anche lì uno potrebbe dire, beh, allora che cos'è l'analogo del cromosoma X o del cromosoma Y nel caso delle razze? La cosa interessante è che qui le cose si invertono, perché i genetisti ci dicono, per esempio nel caso delle razze che una volta culturalmente venivano invece definite, no? E qui in un certo senso è interessante perché è la visione speculare, no? Le razze sono state definite più che altro in maniera culturale nell'antichità. Darwin, per esempio, parla tranquillamente nei suoi libri di razze umane,
come venivano definite? Attraverso il colore della pelle, che è la cosa più ovvia, no? Che è l'analogo della determinazione del sesso, per esempio, attraverso l'osservazione degli organi genitali, no? Quindi un criterio esteriore, diciamo così, che in un caso è degli organi genitali, nell'altro caso è il colore della pelle, oppure certe caratteristiche degli occhi, per esempio del naso, dei capelli, no? E così via. Oggi però è interessante che la scienza, che dal punto di vista del sesso direbbe che le definizioni culturali sono definizioni poco sensate, diciamo poco scientifiche, oggi ci dice, no, che sono le definizioni culturali della razza, no, che invece non funzionano, perché mentre il sesso si può determinare, finora non si riesce a determinare attraverso, per esempio, un'analisi genetica se un individuo è di una razza invece che un'altra. Anzi, la cosa è quasi imbarazzante, perché quando si fanno i test genetici e si chiede di sapere qual è la propria discendenza, ti dicono sei 30% di razza euroasiatica, 35% di razza orientale, no? E così via, no? E quindi uno supporrebbe che le razze in teoria ci sono, però ciascuno di noi è una mistura di queste cose, no? E dal punto di vista genetico non si riesce a determinare appunto se ci sono queste razze. Prima parlavo del fatto, per esempio, che nel caso dei sessi, no, tra la percezione psicologica di ciò che uno sente di essere e la determinazione genetica del cromosoma sessuale, ci sono altri modi di classificazione, no, di decisione, per esempio quello muscolare. E la cosa è molto interessante, perché di nuovo basta guardare alle gare delle Olimpiadi, per esempio lo scorso anno ci sono state le gare, e lì si vede molto interessante che la classificazione culturale, in questo caso, che definiva le razze attraverso caratteristiche superficiali nel senso letterale, quello dell'epidermide, no, del colore della pelle, spesso poi coincidono che si potrebbero chiamare muscolari. Ad esempio, si nota che nelle gare di nuoto non ci sono praticamente vincitori sul podio che abbiano la pelle nera. Mentre invece, quando si guarda alle gare di velocità nell'atletica leggera, è l'esatto contrario. I bianchi, addirittura ci sono le classifiche per i bianchi, no? Il primo atleta bianco, no? che arriva alle Olimpiadi, spesso magari fuori delle medaglie, no? E così via. Nel mezzofondo ci sono delle, tra virgolette, no? Razze, le si sarebbe chiamate nell'Ottocento, che sono legate, per esempio, a coloro che arrivano dagli altipiani del Kenya, no? E così via, che hanno evidentemente un sistema respiratorio cardiocircolare, no? Che è abituato ad atmosfere più rarefatte, che rendono favorevoli ovviamente le gare di mezzofondo, e così via. E allora anche lì, nel caso dei gruppi umani, diciamo, qual è il modo giusto di fare? Se uno decide di fare soltanto la genetica, nel caso dei sessi dovrebbe dire: io rifiuto tutte le problematiche gender, no? Però rifiuto anche l'idea, no, che ci possono essere delle razze. Chi invece accetta le classificazioni, diciamo così, del gender fluid, eccetera, dovrebbe dire: ma allora anche le razze, che in fondo, no, sono semplicemente la percezione. Ci sono dei casi, tra l'altro, molto interessanti. Non mi ricordo il nome di questa signora, che è una signora bianca, nel senso che i suoi genitori, americana, e i suoi genitori erano bianchi, sono tutti e due bianchi. Ad un certo punto lei ha deciso di dire: io la mia percezione è di essere nera, e ha cominciato a fare appunto quello che si potrebbe chiamare una transizione, ma non di sesso in questo caso, bensì di razza, no? E ad avere i capelli con le pettinature afroamericane, e la pelle più scura e così via, e addirittura arrivata a essere eletta come rappresentante sindacale nazionale di questi afroamericani, finché un giorno alla televisione i genitori hanno detto: ma questa è nostra figlia, guardateci, no? E ci fu uno scandalo, compreso da parte delle categorie che si sono sentite defraudate, perché rappresentate da qualcuno che in fondo veniva considerato un po' una specie di agente segreto, no? Un cavallo di Troia inserito così. Nel caso delle popolazioni invece, no? Che sono una cosa un po' diversa, nel caso per esempio della cittadinanza,
come si fa a determinare la cittadinanza? Anche qui abbiamo la solita contrapposizione, quindi vediamo che questo rapporto fra natura e cultura è qualcosa che, con cui abbiamo a che fare tutti i giorni. Come si determina la cittadinanza? Chi decide, o meglio, decide lo Stato, ma gli Stati decidono in maniera diversa come si trasmette la propria cittadinanza. Ci sono i due termini famosi, no? Il diritto del sangue, il sanguinis, no? E il diritto del suolo. Cioè, in qualche caso si decide in maniera genetica. Cioè, si dice, dipende da come erano i tuoi genitori, no? Per esempio l'Italia, e questo è abbastanza interessante, no? L'Italia ammette come cittadini italiani, bisogna far domanda ovviamente nel caso che non lo si sia, chiunque abbia avuto almeno un antecedente italiano dopo l'unità d'Italia, che è stata fatta, mi sembra, il 15 marzo del 1861. Ora, magari c'era un signore, no, che aveva 70 anni all'epoca, che divenne italiano perché arrivò il Regno d'Italia, no? E questo signore emigrò, il giorno dopo se ne andò in Sud America, e sono passati 160 anni ormai, no? E i suoi discendenti possono continuare a chiedere la cittadinanza italiana, anche se non sono mai venuti in Italia, non sanno nemmeno parlare italiano, però possono votare, no? Essere cittadini, soltanto perché c'è un collegamento genetico attraverso, molto labile ovviamente, no? Perché ogni generazione naturalmente i geni si dimezzano, no? che derivano da quell'antenato, no? Dall'altra parte c'è invece il concetto esattamente contrario. L'America, ad esempio, dice no, chiunque nasca qui, anche magari da una donna che arriva in aereo incinta al nono mese, partorisce il giorno dopo e si porta via il bambino, quel bambino è nato lì e ha diritto di essere cittadina americana. Ecco di nuovo, da una parte la genetica attraverso il sangue, attraverso la procreazione, e dall'altra parte la cultura. Sei nato qui e quindi hai il diritto, no, semplicemente perché passavi di essere così. Da che parte bisogna stare allora? Quando uno guarda, e questo è quello che io un po' nel corso della mia vita, se posso fare una piccola chiusa finale, no, ho imparato, è che in fondo quando ci si trova di fronte a contrapposizioni, e soprattutto alle contrapposizioni che sollevano molto gli animi, no? Che quindi hanno un po' l'atteggiamento da tifo da stadi. Io sono così, no, non capisci niente, io sono invece cos'ha, no? E il contrario. Spesso ci sono ovviamente motivazioni a favore e contro di tutte e due le cose. La mia impressione è che i due aspetti siano complementari, che non abbia senso distinguerli e prendere decisamente posizione per l'uno o per l'altro, e soprattutto che sia molto difficile essere coerenti. Cioè, se uno dice no, io sono per l'aspetto biologico, magari per il sesso, poi però magari sulla popolazione vado dall'altra parte e così via. In altre parole, le distinzioni manichee sono sempre un po' azzardate, io credo, e semplificano troppo i problemi, no? E soprattutto tendono a creare poi dei fossati, perché quando uno decide che tutta la verità sta solo da una parte e tutto il torto sta solo dall'altra, finisce di creare le condizioni per i conflitti. Purtroppo, e qui chiudo, no, appunto, e poi facciamo un piccolo dibattito, purtroppo viviamo in tempi di guerra, no? E a me è capitato in questi giorni, ad esempio, no, di discutere sulla guerra in Ucraina, no? Ora però, quando uno dice io non sono né dalla parte dei russi, né dalla parte di Putin, né dalla parte della NATO, no? Che considero appunto anche in quel caso un'associazione militare, no? Che ha fatto guerre, per esempio, in Afghanistan dal 2001 al 2021, no? 20 anni. No? Per quale motivo invadere l'Afghanistan, no, dovrebbe essere accettabile, anzi quasi una guerra santa, no? E poi quando un gruppo invece opposto decide di invadere l'Ucraina, no? Allora lì non va più bene e diventa lui l'analogo di Hitler e così via. Uno forse potrebbe fare, e qui la chiudo appunto, no, come Gino Strada. Oggi hanno pubblicato l'anticipazione del suo libro, e Gino Strada dice: le guerre sono sempre malvagie,
sono sempre da evitare, no? E si arriva purtroppo a fare le guerre proprio perché si prendono queste posizioni contrapposte in cui si vede solo un lato della medaglia e non si vede l'altro, e ovviamente non si riesce a capire quindi chi vede solo un lato della medaglia, che però è quello che non vediamo noi, no? E non vede l'altro lato, che è quello che invece noi vediamo. E quindi la fine, no, diciamo così, la risposta alla domanda iniziale è: siamo solo la nostra eredità genetica? E la risposta è no, non siamo solo la nostra eredità genetica, ma anche, no? E anche che cosa? Siamo anche l'eredità genetica, ma anche la nostra eredità culturale. Le cose sono più complesse che bianche e nere, no? Ci sono molte sfumature, però in fondo questo è anche quello che rende interessante il pensiero, perché altrimenti il manicheismo, no? Oppure la logica a due valori del vero e falso, no? Quello che a volte gli avvocati cercano di usare nei processi, quando ti dicono risponda sì o no a questa domanda. E spesso non si può rispondere sì o no alle domande, perché le questioni sono complesse e dire sì o no sarebbe sbagliato in tutti e due i casi. E questo spesso non lo si capisce, ma credo che in una audience, in un ambiente di filosofi o di interessati alla filosofia, sia qualcosa che non solo si capisce, ma spero anche in parte si condivida. Grazie mille, professor Di Freddi. Devo dire che mi sono venuti in mente tantissimi spunti e soprattutto un ringraziamento per la parte finale di questa lezione, perché effettivamente non si possono guardare le cose prendendo sempre e solo una prospettiva. La prospettiva è prospettica, quindi se si guarda da un solo punto di vista, ovviamente le cose assumono determinate sfaccettature, ma appena il punto di vista cambia, le cose possono perfino ribaltarsi, come l'esempio della distinzione sessuale o della distinzione razziale. Devo dire che mi sono venute anche delle domande vagamente provocatorie. Accetterò le provocazioni. Proverò a farne tre molto brevi e poi passerò la parola alla collega del team di Filosofarti, Chiara, che avrà anche lei delle domande da porle. Allora, innanzitutto, se non bisogna avere posizioni manichee, giustamente, non vorrei essere troppo cavillosa o sofista, però se non bisogna avere posizioni troppo manichee, e però c'è il binomio natura versus cultura, e quindi non c'è solo la natura e non c'è solo la cultura. Quindi si può guardare ad un problema o ad una distinzione da un punto di vista culturale o da un punto di vista biologico, genetico, chimico. Io mi chiedo, ma la chimica, la genetica, la biologia non sono a loro volta cultura? Cioè esistono al di là di una compagine umana che le ha nominate e definite come scienze, quindi le ha estratte dalla natura, le ha fatte diventare delle logos, logos della vita, biologia. Questa è la prima forse domanda. Facciamole una per volta, perché va bene, va bene. No? Dunque, questa è una domanda molto interessante, perché per dire, non per sminuire la domanda, no, ma era la domanda che si poneva anche per dire Albert Einstein, no? Quando si chiedeva, ma le leggi fisiche esistono oppure sono creazione della mente umana? Questo è il vero problema, no? Cioè il mondo è come lo vediamo attraverso gli occhi della scienza, oppure noi ci mettiamo gli occhiali colorati in un certo modo, per esempio fisico, chimico, eccetera, e lo vediamo in quel modo lì. Einstein tendeva ovviamente, lui ci poneva la domanda, ma la sua risposta era molto tranchante. Lui diceva, nel caso della guida telefonica, voi forse siete troppo giovani per sapere che cosa sono le guide telefoniche, una volta si davano, adesso ormai no, è tutto automatico, quindi non ci sono più, no? Però una volta già arrivavano questi libri in cui ci sono tutti i numeri, c'erano tutti i numeri del telefono ordinati come? Ordinati in ordine alfabetico relativo alle persone che avevano quei telefoni lì.
Ora, è ovvio che in quel caso lì, quello è un ordine che è stato sovraimposto, nel senso che si poteva benissimo ordinarlo diversamente. Per esempio, un matematico avrebbe ordinato i numeri di telefono in ordine crescente, no? Da quello 00001, poi 00010 e così via, no? Però certo che se uno vuole mettere i numeri così, dà la preminenza ai numeri, poi però hai voglia di trovare la persona a mano, ovviamente, oggi con i mezzi elettronici lo si farebbe facilmente, che corrisponde a quel numero lì. Quindi nel caso della guida del telefono, Einstein diceva, è un ordine che è sicuramente sovraimposto a una realtà, no? E che non ha nulla di oggettivo, infatti se ne possono usare altre e la cosa finisce lì, no? Mentre invece nella natura c'è una strana, c'è qualche cosa di strano, perché quando gli scienziati, e lo stesso è nella matematica, che è diverso ovviamente perché la matematica non richiede una concordanza con un mondo esterno, però richiede una concordanza con le leggi della logica, no? C'è una sensazione di oggettività, cioè che tu non puoi fare quello che ti pare, no? Come potresti fare quando, per esempio, scrivi un romanzo. Cioè, io anzi mi stupisco quando parlo con gli amici scrittori, no? Mi dicono magari ho cominciato questo romanzo, non so ancora come va a finire. Uno dice, mamma mia, cioè, e come fai? E mi dice, ma per così, no? Poi si formerà da sé, andrà in una direzione, anche perché uno pensa, certo, anche se andava in un'altra direzione, andava bene. E nella scienza non è così, non è che si può andare avanti dove si vuole, perché ci si trova degli ostacoli che sono per l'appunto oggettivi, se i conti non tornano, non tornano, e a volte nella scienza c'è addirittura qualcosa di più, perché in matematica, se i conti non tornano, butti via le cose. E nella scienza potresti arrivare a fare delle teorie che di per sé sono perfettamente coerenti, no? E ti danno un'immagine del mondo. Tu il mondo come è veramente non lo saprai mai, no? Questo Kant, no? Che ci dice appunto il noumeno, tutto sommato è irraggiungibile, l'unica cosa che possiamo descrivere sono i fenomeni. Ci sono tante descrizioni che tengono conto dei fenomeni, no? Che salvano i fenomeni, come si diceva ai tempi di Galileo che ho citato agli inizi, no? Però non sapremo mai se le cose funzionano. Anzi, paradossalmente, una teoria che fosse sbagliata, ma che però non si potesse dimostrare sbagliata in una maniera veloce, no? Magari è sbagliata, ma la più corta dimostrazione che è sbagliata richiede una dimostrazione che dura 100 anni. E noi non lo sapremo mai che è sbagliata. Continuiamo ad andare avanti con l'idea sbagliata, no? Che ci siamo fatti del mondo. Quindi non sappiamo se la scienza effettivamente ci dà una visione realistica delle cose. Magari gli idealisti direbbero addirittura non sappiamo nemmeno se ci sono le cose, no? Ma ammesso, non andando così lontano, no? Ammesso che ci siano appunto le cose, noi le descriviamo e chissà come sono in realtà, no? Anche perché quello che dicevi tu sulla prospettiva è fondamentale. Noi abbiamo una prospettiva quando usiamo una teoria, no? Ma quando tu, per esempio, prendi le foto di un oggetto, a seconda di come lo fotografi, no, o come lo guardi da un lato o dall'altro, hai soltanto una visione parziale. Per avere una visione completa devi girarci attorno a tutte le parti e comunque vedi solo la sua superficie e non il suo interno, no, e così via. Quindi questi i problemi sul realismo, diciamo così, della scienza si pongono ovviamente. Noi non ce li poniamo tanto nella scienza perché li prendiamo per assodati, certo. Pensiamo che gli esperimenti in un certo senso ci aiutino a falsificare. Per quello si parla così tanto di falsificazionismo, anche se meno di quanto se ne parla tra i filosofi, no? I quali pensano che i matematici o gli scienziati siano tutti falsificazionisti alla Popper. In realtà non è così. Fatto una scelta, no, di fondo agli inizi, no? Che a un certo punto ha magari una visione, no? Come sul. Quindi quello, il problema esiste, certo, non, ma è tra l'altro anche all'interno della scienza c'è. Per esempio, sul problema delle razze, sul problema della sessualità,
Io che sono un logico e quindi mi pongo semplicemente di fronte a queste cose da un punto di vista logico, ho discusso ad esempio una volta con un genetista che si chiama Barbujani, che tra l'altro potrebbe essere interessante chiamare se non l'avete già fatto appunto al festival per sentire la sua opinione su queste cose, no? E io continuavo a dirgli, ma per esempio voi dite che appunto dal punto di vista genetico le razze non esistono perché non siete in grado di determinarle geneticamente, ma potrebbe essere un problema vostro. Il sesso lo determinate geneticamente, allora lì non vi preoccupate. Nel caso delle razze non sapete come determinare, lui dice, per esempio, no, non sappiamo quali sono i geni che determinano il colore della pelle. Vabbè, ma quello è un problema vostro però, cioè non è un problema, no, del colore della pelle, no? È ovvio che se due persone, no, hanno la pelle bianca o se due persone hanno la pelle nera, la maggioranza della popolazione saprà quale sarà il colore della pelle dei figli, no? Quindi qualcosa di genetico ci deve essere, no? Che viene trasmesso. Se voi non riuscite a individuarlo, no, quello è un problema vostro. E quindi certo ci può essere anche all'interno della scienza l'idea di dire, ah no, se io non riesco ad arrivare con i miei strumenti, queste cose non esistono, no? E questo è un po' grave, no, naturalmente, perché non è che esiste soltanto quello che noi vediamo, perché altrimenti si finisce alla maniera di Berkeley, no? Cioè l'essere ciò che si percepisce, no? E nient'altro, no? O alla maniera dell'LGTB, perché poi è questo, no? Cioè la sessualità percepita, no? Io, l'unico che mi interessa è quello che io percepisco, e questo potrebbe essere interessante, questo parallelo tra Berkeley e la fluidità del genere, no? Cioè di dire io a me interessa quello che io sento di essere. Da un punto di vista logico io mi diverto a volte, perché poi anche in parte sono anch'io provocatore, quindi per questo che accetto le provocazioni, no? Ma dico, ma pensiamo se invece dell'identità di genere uno pensasse o proclamasse l'identità di peso. Uno dicesse, ma a me non interessa, no, quanto peso la bilancia, no, queste sono sciocchezze, no? Dice, quello è un peso oggettivo. A me interessa quello che penso io di pesare. Molti di noi lo fanno. Io, per esempio, penso di essere magrolino, così mangio tranquillo, no? E mia moglie mi cerca di convincere che c'è un'oggettività invece, no, nel peso. O l'identità di età, che qualcuno a volte prende seriamente, no? Che si dice non si ha l'età che si ha, quella anagrafica, ma si ha l'età che si pensa di avere o si sente di avere. E poi però la natura non è d'accordo spesso, no? Su questo, no? E alla fine ti arriva lo stesso l'infarto anche se tu pensi di avere 20 anni, no? E quindi è interessante questo fatto. E nella scienza è uguale, no? Noi ci poniamo all'interno di un paradigma, come diceva Kuhn, no? E giochiamo all'interno di questo paradigma. Quindi certo, non è soltanto una provocazione, è un memento per evitare poi di magari appunto di pensare che ciò che la scienza fa sono verità assolute, no? E inconfutabili. Inconfutabili lo sono all'interno delle regole del gioco, no? Perché gli scienziati fanno tutto il possibile per cercare di appunto di essere sicuri, di non essersi sbagliati, quindi fanno paradossalmente appunto esperimenti che cercano di dimostrare che quello che hai fatto non è vero, per far vedere che invece è così, no? E però, certo, giustamente dovevo aspettarmelo che andando a parlare ai filosofi poi avreste messo in discussione le basi stesse del discorso, giustamente. Grazie. Devo dire che anche se sicuramente provocherebbe tantissima polemica nel mondo LGBTQ+, questa affermazione dell'essere berkeleiani, a livello logico non fa una piega. Il fatto dell'identità di peso e dell'identità di età. Si può anche addirittura fare, non soltanto filosoficamente, perché poi io ci ho pensato seriamente, anche se poi possono sembrare provocazioni, però io appunto che faccio il logico, no? Ho la tendenza a fare così. È la stessa cosa della transustanziazione, no? In questo caso nella teologia, no? Quando uno dice, io per esempio quello non l'accetto, no? Cioè se vado in chiesa e vedo uno che ha un'ostia in mano, no? E questo signore, che è un prete consacrato, dice delle parole magiche, no? Per me, di fronte all'ostia, e poi mi dice, quest'ostia non è più ostia, ma è diventata il corpo di Cristo. E io gli dico, ma scusa, facciamo un'analisi. Ah no, dice, perché gli accidenti sono rimasti immutati, è cambiata solo la sostanza. Ma cosa significa? Cioè esiste un'essenza di qualche cosa
che è indipendente da tutti gli accidenti. Sarebbe come se dire, io dico che questo è un elefante. Dice, ma no, sono occhiali. Ah, lo dici tu, gli accidenti sono quelli degli occhiali. Ma la sostanza è quella dell'elefante. E questa è l'idea, no? Che ci possa essere una sostanza staccata dagli accidenti, no? Dagli attributi, è quello che nel 600 ha messo in crisi la Chiesa, no? Perché ovviamente la transustanziazione si basa su quello, no? Cioè sull'idea che appunto, no, tutto quello che tu vedi, tocchi, senti, analizzi, eccetera, non è la sostanza, che quindi può cambiare attraverso le parole che il prete dice. No? E sembra che Galileo sia finito nei guai per questo anche. Nel Saggiatore lui parla per la prima volta di questo problema dell'atomismo, no? E di dire a un certo punto, per esempio, il pane cessa di essere sostanza di pane quando lo si scinde nei suoi componenti, no? E si arriva al livello atomico, eccetera. E il caso dell'identità di genere è la stessa cosa. Anzi, addirittura è quasi paradossale, perché si dice non contano gli attributi, no? Che in questo caso sono proprio gli attributi nel senso letterale, sessuali, no? Ma conta la sostanza. E allora io appunto, no, se uno vuole essere logico, dice, vabbè, allora tu credi appunto nella transustanziazione, no? Credi nella filosofia di Berkeley, credi nell'identità di genere, sei coerente. Ma se invece uno ne crede uno solo, no, e non l'altro di queste posizioni, incomincia a diventare un'incoerenza, diciamo, filosofica, no? Che lascio, io non ho questo problema, io lo pongo soltanto e lo propongo, diciamo così. Quindi, però credevo, appunto, l'ho detto perché mi sembrano che in un ambiente filosofico queste cose forse si possono, non soltanto discutere, ma possono anche essere interessanti, no, come paralleli. Sì, infatti, visto che ho già fatto due domande io, anche se non era la seconda delle mie domande, lascerei la parola chiara e poi magari ritorno io. Suggerisci a lei la tua seconda. Buonasera professore, intanto. Io ho una domanda che in realtà va nella direzione forse opposta a quella che le ha appena posto, cioè quella di partenza che le aveva posto Viviana, cioè nel discorso, seguendo il discorso che faceva, quando ha parlato appunto della selezione culturale, a me sembrava quasi che, in particolare rispetto per esempio alla scuola, potesse quasi essere una selezione artificiale. Cioè, mi spiego. Soprattutto in un sistema, diciamo, non magari democratico come dovrebbe essere, ma in un sistema che purtroppo a livello scolastico ancora è un po' imbalsamato, diciamo così, per usare un eufemismo, a volte c'è il rischio che più che sviluppare appunto anche un pensiero critico o una... quindi una indipendenza anche poi a livello culturale, al di là dell'eredità che si può avere, ci possa essere quasi un indirizzamento. E quindi più che una selezione culturale mi sembrava potesse esserci, per certi versi a livello di estremizzazione, qualcosa di artificiale. Quindi volevo forse chiederle un chiarimento rispetto a questo. E ricollegandosi sempre all'attualità, visto che appunto già lei ha portato poi il discorso su quello, se ritiene che ci possa essere qualche cambiamento auspicabile, diciamo, a livello... dell'ambito scolastico, in modo forse da virare più appunto sull'aspetto culturale che non su quello artificiale. La cosa è molto interessante perché noi tendiamo a non parlare della selezione artificiale, appunto io agli inizi anche un po' l'ho dismessa, no? Dicendo sì, vabbè, con i coltivatori, gli allevatori lo fanno, no? Ma a noi non interessa. Ma in realtà la selezione artificiale è fondamentale della cultura umana, no? Abbiamo accennato a questo problema appunto delle razze, per esempio, no? Uno dei motivi per cui, è ovvio, no? Cioè che, per cui si cerca di non usare più questo termine, perché è stato screditato nel Novecento, cose che sappiamo tutti benissimo, no? E quindi si preferisce non parlarne, no? Però un conto è non parlare del termine, non usare il termine, no? E un conto è invece evitare proprio completamente il discorso, no? Ora, uno degli argomenti, per esempio, e poi arrivo alla scuola, no? Ma uno degli argomenti che appunto i genetisti propongono nei confronti delle razze è che queste cose esistono per gli animali, no? Ma non per gli uomini, no? Allora uno pensa, ma scusa, per quale motivo per gli animali sì e gli uomini no? Cioè questo crea, tra l'altro, è una cosa quasi antidarwinista, no? Cioè di dire gli uomini sono diversi, no? Dagli animali, no? Quindi no. Dice solo per gli animali d'allevamento. Ma la cosa paradossale è che ci sono dei gruppi di popolazioni, no?
che in realtà fanno esattamente fra di loro quello che i coltivatori o gli allevatori fanno con le specie vegetali e animali che intendono selezionare artificialmente. Per esempio, le restrizioni sui matrimoni, che a volte in certi stati sono addirittura di legge, no? Ma spesso nelle culture, no? Sono semplicemente cose, ti ricordi, tu no, perché ovviamente io dimentico che parlo con gente che ha mezzo secolo, meno di meno, e quindi ovviamente forse non ricordate, ma c'è un famoso film in cui c'era Spencer Tracy e Catherine Hepburn, come si chiamava, che si intitolava Indovina chi viene a cena, no? Ed era il fatto che c'era questa famiglia di bianchi, no, che erano tutti progressisti, ah sì, siamo così politicamente, e poi un giorno la figlia arriva, dice viene il fidanzato a cena, no, si apre la porta e apriti cielo, no? Era un nero, no? Che era Sidney Poitier, preso naturalmente come attore, no? Con tutti i crismi, no? I lineamenti più bianchi possibili. Ora però, quando un gruppo di persone, no? Per esempio quelle con la pelle bianca, oppure quelle con la pelle nera, oppure quelle culturalmente omogenee, come per esempio sono gli ebrei, ma anche tante in Israele, ad esempio, no? O anche gli Amish, no? In Pennsylvania, negli Stati Uniti, eccetera, se non proibiscono formalmente il matrimonio con gente estranea, diciamo così, alla comunità, cercano di dissuaderlo nelle maniere più forti possibili, stanno provocando quella che è una selezione artificiale proprio, no? Cioè, e allora il fatto di dire no, il concetto di razza ha senso solo nella selezione artificiale, e poi quando uno si accorge che l'uomo pratica la selezione artificiale con i suoi propri stessi gruppi, no? Quando dice no, non devi procreare con altri, no, che non abbiano queste caratteristiche, diventa un po' strano. Ora la scuola, purtroppo o per fortuna, non lo so, dipende dai punti di vista, no? È un po' così, no? Cioè la scuola cerca in quel caso, di dissuadere quelli che pensano in una maniera diversa dall'avere certe idee. Oggi non so come la pensiate voi, ma io per esempio sono un po' a disagio nel leggere i giornali in questi giorni, no? Perché anche lì, no, lì non è scuola, ma sono i media che poi fanno il proseguimento della scuola nella società. Perché la scuola cerca di plasmare i giovani, i bambini prima, poi gli adolescenti e gli studenti, no? In un certo modo, ma poi si continuano a plasmare anche gli adulti o a mantenere plasmati attraverso i media, no? Che sono i giornali, le televisioni, eccetera, no? E quando guardo questi giornali, e io li sfoglio un po' così in rete, ovviamente ormai non si sfoglia più, quindi si zappano, no? I giornali, e vedo un atteggiamento unilaterale nei confronti della guerra, no? In cui c'è questo, tra l'altro c'è, per voi filosofi, no? Probabilmente anche l'avrete studiato, quello che si chiama l'argumentum ad Hitlerum. Una volta si chiamava argumentum ad personam, no? Cioè io attacco la persona. Adesso c'è questa idea, no? Proprio in logica, no? Che si dice che le discussioni, soprattutto in rete, prima o poi finiscono con uno che dice all'altro che sei Hitler. E la cosa interessante, non stavo per dire divertente, ma sarebbe stato poco appropriato visto l'argomento, no? Ma la cosa interessante in questi giorni, no? È che da tutte e due le parti ci sono le accuse di essere dei nazisti. Putin dice che sono entrato in Ucraina per denazificare l'Ucraina, no? Che poi è interessante perché il presidente ucraino in realtà è ebreo, no? E ha chiesto la mediazione di Israele, no? E lui però ci vede i nazisti lì, no? E noi ci vediamo Hitler di nuovo lì dentro. Ed è una cosa che da un certo punto di vista, no? Fa pensare. Cioè non c'è la capacità nel caso nostro, no? Sia nella scuola che nei media, quindi rispondo diciamo così in una maniera forse più generale o generica di quello che chiedevi tu, non c'è la capacità e la volontà di capire che sia l'informazione che l'educazione dovrebbero avvenire cercando di dare alle persone la capacità di entrare nella mente degli altri. Siamo tutti capaci a difendere le nostre idee, a pensare che gli altri non capiscono niente e che noi soli abbiamo ragione. Il vero problema è capire che cosa gli altri vogliono. Perché questi fanno delle cose che a noi sembrano assurde e
E poi le stesse cose quando noi le facciamo ad altri, agli altri sembrano assurde, a noi sembrano normali. Prima ho fatto l'esempio appunto dell'Ucraina e dell'Afghanistan, ma ho scritto per un giornale per cui scrivo un articolo sul parallelo, per esempio, tra l'Ucraina e Cuba di 60 anni fa, esattamente perché era 1962. Ora questo, ad esempio, è un parallelo molto interessante perché è esattamente la stessa situazione. A interlocutori capovolti, no? Là c'era una nazione che era Cuba, che era confinante, vabbè, lì c'era un pezzo di mare in mezzo, ma comunque era la più vicina agli Stati Uniti, che si era resa indipendente, e fin qui nessuno dubita, perlomeno di noi in Occidente, che le nazioni dovrebbero avere il diritto, no, di autodeterminarsi, no? E che però era cascata, no, sotto le grinfie, diciamo così, dei russi all'epoca, no? E gli americani hanno fatto fuoco e fiamme, no? Per evitare di avere i missili russi a Cuba, a 50 km dal suolo americano, e hanno fatto rischiare al mondo la guerra atomica all'epoca, no? Perché adesso non siamo ancora a questi livelli in Ucraina, no? Magari ci arriveremo se entrasse in campo l'America, no? Così. Adesso che l'Ucraina fa esattamente il contrario, e ha tutti i diritti, ovviamente aveva, perché purtroppo nella situazione in cui è sarà un po' più difficile farlo, no? Aveva tutti i diritti di essere autodeterminato. Ma un presidente che arriva a fare la sua campagna elettorale dicendo il mio programma è entrare in Europa, ok, entrare nella NATO, quando entrare nella NATO significa avere poi le basi americane con i missili atomici, no? Attaccati alla Russia. Perché quelli che adesso sono contrari giustamente all'intervento di Putin, perché poi questo è il problema, no? Che quello non si può giustificare, però all'epoca giustificavano quello americano, no? Ed è la stessa situazione. Per un logico, queste cose sono inconcepibili, perché se la situazione è la stessa, ed è per quello che prima parlavo, no? Per esempio del sesso e della razza, no? Cioè, se tu prendi una posizione in uno, nel caso genetico, allora dovresti prenderla anche nell'altro, no? Invece si usano due pesi e due misure, e questo nella scuola non lo si insegna mai a fare, e nei media meno che mai, perché poi la scuola, perlomeno in astratto, e soprattutto le scuole pubbliche, hanno o dicono di avere, no, l'obiettivo effettivamente di creare delle mentalità critiche. I media non hanno affatto questo, i media sono mezzi di persuasione, no? Nemmeno culti, sono proprio direttamente, no, aperti. La scuola è un vero paradosso logico, perché tu cerchi di insegnare a un ragazzo o una ragazza di essere a pensare indipendentemente, no? Con la sua testa, instigliandogli le nozioni che vuoi tu. È paradossale, no? Cioè, come fai a insegnare l'indipendenza, no? Quando l'unica cosa che gli fai fare è dire devi sapere questo, devi sapere quell'altro. Nelle scienze è ovvio che sì, che, cioè, non è che uno può fare, perché poi ci sono anche molti filosofi, vostri compagni, magari, no? Li conoscete anche, no? Di quelli che dicono, per esempio, il mio amico Vattimo qua a Torino, quali dicono che 2 più 2, voi dite che fa 4, ma chi ve lo dice questo fatto? Dice, io voglio dire che 2 più 2 fa 5, no? Ed è una lunga storia questa che arriva da Dostoevsky. Se uno prende le memorie dal sottosuolo, ci sono pagine dopo pagine di Dostoevsky, o perlomeno del suo personaggio, che Dostoevsky tra l'altro era un ingegnere, no? Come formazione, quindi il contrario, no? Che però continuano a dire, no? Io mi rifiuto di accettare l'imposizione scientifica di dire che 2 più 2 fa 4, io voglio essere libero di dire che 2 più 2 fa 5. Quando si arriva ai fatti comincia a essere problematico, no? Altrimenti si arriva a quello che citavo prima, al motto di Nietzsche: i fatti non ci sono, no? E per questo io voglio essere libero, perché si tratta solo di opinioni, tu mi dici la tua e io ti dico la mia. Forse la domanda della tua compagna prima era un po' quella, no? Si dice: non sarà che i fatti scientifici non sono altro che le opinioni degli scienziati? E in un certo senso, come ho detto prima, ma solo in un certo senso, no, si potrebbe anche dirlo. Quindi hai ragione, c'è questo paradosso nell'educazione, no? È difficile educare a essere indipendenti quando poi, che poi è la stessa cosa che succede con gli stati, no? Cioè, sì, indipendente, però io entro in casa tua, no, e ci metto le mie basi, no?
Non credo di aver risposto, anche perché è difficile rispondere alle queste No, no, ha domande. risposto come, appunto, anzi, ampliando ulteriormente il discorso, la ringrazio. E prima di ripassare la parola a Viviana, volevo solo approfittare per ricordare l'intervento, visto che sono temi che più volte sono emersi anche questa sera, l'intervento dell'anno scorso con il professor Moro, Ah, con cui si era certo. confrontata proprio su questo tema, Ma per cui è rimando. vero, Sì. è vero. Infatti era stato un incontro Una domanda. No, bellissimo. Cosa? No, dicevo, non era una domanda quella che aveva fatto no, la tua era amica, quindi un rimando per chi se lo fosse perso, appunto. visto che su YouTube si può ritrovare anche quello. E infatti era stato un incontro davvero bellissimo. Posso passare alla mia seconda e ultima Provocazione. domanda? Certo. Beh, brevissima. Mi chiedevo se i meme culturali che restano non sono i migliori, ma sono, cioè, quelli che restano non sono i migliori, ma sono i più adatti, perché, sempre per fare un paragone con Nietzsche, sono attuali, cioè non sono come le parole del filosofo. Che magari sono migliori dal punto di vista qualitativo, ma non si fanno sentire subito perché, come le inattuali di Nietzsche, non sono, diciamo, le più adatte al tempo. Non entrano più Ah, facilmente certo. nell'orecchio e nella mente del Beh, popolo, della popolazione. questo, sì, il tuo è un atteggiamento ottimista che giustamente deriva anche in parte dalla tua età, no? Dalla tua giovane età, ma cioè il fatto che magari cambiando il periodo storico, per esempio, o se uno vuole anche il luogo geografico, perché poi non c'è soltanto cambiamento temporale, no? Ma c'è anche magari il cambiamento spaziale, no? Le cose possono cambiare. Ma questo lo diceva agli inizi, che ciò che è più adatto in una certa situazione non è detto che poi continui ad esserlo quando la situazione cambi. Nel caso dei media, però, io temo che non sia così. Anzi, io ho una teoria che è naturalmente un po' snobistica, no? Ed è il fatto che il pubblico è fatto a piramide, no? Cioè, semplicemente è una forma semplificata di quella che viene chiamata la curva campana, no? Cioè, ci sono poche persone, cioè le persone più sofisticate intellettualmente, culturalmente, sono poche, no? Dal punto di vista numerico, no? E poi si scende, no? Come se fosse una piramide. E quindi per avere successo nei media, no? E ovviamente tu non ti devi rivolgere al top della piramide, no? Perché sapresti che il pubblico che ti apprezza è limitatissimo. No? Poi c'è qualche artista che lo fa. Per esempio Renzo Arbore, molti anni fa, credo prima che voi nasceste, fece una volta una trasmissione che non mi ricordo se questo era il titolo o comunque era semplicemente la pubblicità che lui ne faceva, e si intitolava, mi sembrava che fosse Meno siamo, meglio stiamo. Ora, questo è molto snobistico, lo può fare Renzo Arbore, infatti andava in onda alle 2 del mattino, non lo guardava nessuno, no? E così via. Poi, adesso poi con questi media si sarebbe poi potuto rivedere il giorno dopo. Lundini in questi tempi fa una cosa del genere, no? Che poi in realtà ha molto successo sui social media più che nella televisione, no? Generalista, no? Però la mia impressione è quella, io addirittura sono così snobista, ma questo dipende soltanto da me, no? Che quando per esempio apro Netflix per vedere, uno potrebbe dire non sei così snobista se vai su Netflix, no? Però in effetti, no, poi, o su National Geographic oppure il Prime, eccetera, no? Però su Netflix per esempio loro fanno le classifiche, no? I 10 più seguiti di questa settimana o i 10 così, cioè, io li guardo sempre queste classifiche. Perché così sono sicuro che non li guardo quelle cose lì. No? Dico, ah, questo è il primo, ok, non lo voglio manco iniziare, no? Perché mi immagino, ma non perché so benissimo che ci sono dei target, no? Che perdo soltanto tempo. No? È molto difficile, soprattutto nella nostra, e questo non è più rispondere alla domanda, ma è una divagazione, no? Provocata così, no? Ormai dall'allentamento dei freni, no? Alla fine della chiacchierata. E il fatto che in realtà ci siano su questi media, compresa Netflix, tra l'altro, delle cose interessantissime.
anche scientifiche, ma non soltanto, perché poi mica solo quello, no? È interessante al mondo, e che però è molto difficile trovare, cioè è come entrare nella biblioteca del congresso o una biblioteca nazionale. Certo, c'è tutto lì dentro, quindi ci sono anche i libri più interessanti, eccetera, però come li trovi? Il problema della nostra società non è tanto l'offerta, perché c'è appunto, si offre di tutto, quindi di altissimo livello o di bassissimo livello. Il problema è come trovare queste cose. E a volte li si trovano in maniere più strane. Beh, su Google, per esempio, uno ha i motori di ricerca, ad esempio, o meglio, Google è un motore di ricerca che serve per l'appunto a trovare i siti, no, attraverso ricerche. Nell'ambiente culturale è un po' più difficile, no? Quindi una volta c'erano, ci sono ancora adesso le recensioni, però le recensioni in tutte le forme sono spesso forme di pubblicità mascherata, no? Si sa come funzionano, no? L'amico tuo che ti ho quando non si pagano direttamente, no? E quindi diventa molto difficile. E allora quello che dicevi adesso non ricordo più se sei tu che l'hai detto forse o la tua amica, probabilmente quello che resiste all'usura del tempo, no? Magari è più valido. Io infatti preferisco sempre con un certo snobismo, no? Dico, adesso mi sono cascati sulle spalle tutti i romanzi del Novecento, perché fino a che non è finito il Novecento io leggevo solo quelli dell'Ottocento, no? Perché ero sicuro, no, che se sapevo che c'erano, in un certo modo avevano superato perlomeno, no, degli ostacoli. Adesso poi però non è necessario andare a secoli, no? Uno può anche andare a decenni, eccetera. E poi l'offerta è troppo grande, quando c'è troppa offerta si crea rumore, si creano le erbacce, no? E tutto viene nascosto lì sotto, è molto complicato. E poi soprattutto c'è purtroppo, questo è sempre più divagatorio, no? C'è purtroppo questa idea che i prodotti culturali sono prodotti e quindi diventano merci, e allora ricascano sotto le leggi del mercato di nuovo, no? Che non, addirittura il mercato, non so se lo sapete, perché voi siete giustamente filosofe, no? E quindi pure nell'animo, è così, no? Ma addirittura coloro che producono degli oggetti di consumo, dalle automobili, ai telefoni, eccetera, usano quello che viene chiamato l'obsolescenza programmata. Magari, cioè, un oggetto durerebbe, ma loro te lo fanno in modo che non duri, perché altrimenti tu non lo cambi, no? E quindi le batterie, per esempio, no? Che dopo un po' non funzionano più, no? E quindi ti tocca buttare via il telefono, che peraltro funzionerebbe benissimo, no? E comprarne un altro. E certo, queste sono delle perversioni che credo che dimostrino, e qui diventiamo spenseriani, no? Che l'Occidente, o perlomeno il sistema di vita occidentale, è in decadenza, no? E tra l'altro bisogna stare attenti, perché noi siamo abituati a pensare che le società facciano così, no? Cioè nascano, no? Come il sole, no? Che poi vadano su e poi tramontino dopo un percorso simmetrico. E invece, se uno legge un bel libro di Diamond, Jared Diamond, che forse conoscerete, quello che ha scritto Armi, Acciaio, Malattie, no? Ma uno dei suoi libri, che si chiama Collassi, fa vedere come le grandi civiltà spariscono, e invece il percorso è questo: pam! Cioè, si sale fino ad un certo punto, quando uno pensa di essere all'apice e dice adesso ci saranno altri secoli di decadenza, invece no, si cade verticalmente. Quindi io temo che prima o poi la nostra società, ormai io ho un'età che anche succedesse non mi tocca più molto da vicino, ma temo che la nostra società potrebbe cascare direttamente, no, in verticale. E molti segnali ci sono. Il clima, per esempio, nessuno si preoccupa dei veri problemi dell'umanità, no? La corsa agli armamenti, il clima, l'intelligenza artificiale, di cui si parla poco perché è ancora sotterranea, no? E così via. E ci preoccupiamo spesso, non so se voi guardate i telegiornali o se guardate i giornali, se leggete i giornali. Cioè, a volte io mi stupisco dell'attenzione esagerata che viene posta su cose che sono marginali e la completa mancanza di attenzione per quello che per me perlomeno sarebbero le cose centrali. Però questo credo che dimostri più che altro la mia età, che non la mia perspicacia nell'analizzare i media. Grazie, anche quando divaga, perché diventa poi spassosissimo. Mio malgrado. La ringrazio ancora.
Se Chiara ha un'altra domanda. No, no, mi sembra l'altra cosa che mi era venuta in mente era la stessa che hai già chiesto te, quindi cosa rende Ah, perfetto. attuale cosa rende più adatto, più attuale un aspetto culturale? Posso provare a dare una risposta diversa, opposta a quello che ho già dato. Cioè, per dare prova di non essere manicheo, ma saper Ma empatizzare con ma sofistico. sofisti. Va bene, no, no, perfetto. Come conclusione si potrebbe dire quindi, come hanno detto molti, ma anche Battiato in una canzone, che l'Occidente è un accidente. Ah, certo, quello è Non è che un proprio vero, sì. accidente. Purtroppo temo che avesse ragione. Bene, comunque con questo tono di ottimismo, allora no? Ci salutiamo e spero la prossima volta di riuscire a venire. Quest'anno era un po' così in bilico, no? Quindi non sapevamo ancora bene cosa il Covid ci avrebbe permesso di fare. Adesso non sappiamo cosa la guerra ci permetterà di fare, ma speriamo di vederci in presenza la prossima volta. Appunto, speriamo davvero di rivederci in presenza. La ringrazio Bene, ancora e grazie a ringrazio voi gli allora. Arrivederci spettatori e ai prossimi appuntamenti. e buona serata. Buonasera.